Allora, eccoci qua, buonasera. Buonasera a tutti quanti, buonasera a Francesco Inglese. Benvenuti, benvenuti a questa nuova diretta di questa sera da parte della rivista Il Riabilitatore Magazine. Innanzitutto vi chiedo un piccolo check di audio. Mi sentite bene? Vi chiedo gentilmente di scrivermelo nei commenti della chat. Mi auguro che voi mi riuscite a sentire e comunque iniziamo questa sera con una bellissima serata. Ritorniamo dopo tanto tempo perché siamo stati un pochettino fermi perché siamo usciti col nuovo numero della nostra rivista e adesso ricominciamo l'attività delle nostre chiacchierate, dei nostri webinar del lunedì sera con una grande persona, un grande collega. Un fisioterapista, laureato prima in scienze motorie, anche osteopata, ma soprattutto un grande, anzi un grandissimo esperto di spalla. E con grande piacere e con grande onore che invito questa sera a salutarvi e a parlare il dottor Francesco Inglese. Ciao Francesco, buonasera. Ciao, buonasera a tutti e grazie per questo invito molto gradito. Oggi abbiamo deciso insieme di parlare di un argomento molto particolare della spalla, che è la capsuite adesiva. Appunto, nella rivista è uscito un articolo che riguarda proprio il trattamento di questa patologia nei gravi pazienti attraverso la metodica della mobilizzazione in anestesia di plesso. E quindi oggi cerchiamo un po' di far capire ai nostri ascoltatori, ai nostri colleghi, ai nostri pazienti, in che cosa consiste questa procedura. Esatto, ricordiamo che è un articolo che tu hai scritto sulla nostra rivista. Ricordiamo che la nostra rivista è presente
in modalità digitale, quindi è consultabile su internet, sul nostro sito www.ilriabilitatore.it, e da lì potete vedere tutti i vari articoli della nostra rivista. Visto che ci siamo, mi piacerebbe tanto farvela vedere in modo tale che voi possiate apprezzare. Allora, vediamo se la riesco a condividere. Intanto vorrei salutare e ringraziare per la presenza il mio carissimo amico Enrico Maria Mattia. Ciao Enrico, buonasera, grazie per essere qui con noi. Intanto Ciao Enrico. io mi do la rivista. Enrico, non ti sentiamo. Purtroppo non ti sentiamo, Enrico. Mi senti? Eccoti, adesso sì, ti sento bene. Volevo salutarvi, io fra poco vado a casa e vi rivedo meglio. Volevo Bene. salutare Francesco e fargli sempre i miei complimenti perché è un grande. E Grazie. come già hai detto tu, e quindi stasera sentiremo belle, belle, belle cose oltre che parlare dell'articolo, anche dei progetti futuri che abbiamo assieme. Grazie Enrico, grazie Enrico, grazie. Mi Ci vediamo raccomando, stai dopo. attento, vai piano con la moto, eh? Mi raccomando. Allora, Caro, ciao. ecco la Ciao. nostra rivista. Ricordiamo gli articoli della nostra rivista. Qui sulla destra abbiamo la nostra squadra, quindi tutti i nostri autori, tutti i nostri redattori della nostra rivista, e poi i vari articoli che li potete trovare sulla lista, con l'intervista di Giovanni Di Giacomo a Angelo De Carli. Poi abbiamo l'articolo di Bruno Bordoni, valutazione funzionale del diaframma con un test non invasivo. L'articolo di Irma Bencivenga, rieducazione temporomandibolare dalla parte del fisioterapista, l'articolo di Sebastiano Nello Genovese, tra passione e professione, il mio viaggio di 22 anni nel Milan, poi quello di Francesco Inglese, tecnica di immobilizzazione in anestesia di plesso brachiale per il trattamento di gravi capsulite adesive. Di gravi capsulite adesive. Qui ci fermiamo, poi vi invito comunque ad andare a vedere la rivista, è gratuita, è assolutamente fruibile da tutti quanti, potete in qualsiasi momento della giornata potervi leggere questi interessantissimi articoli che i nostri colleghi hanno scritto per noi. Mi raccomando, prima di iniziare, due cose fondamentali, anzi tre. Uno, condividete questa diretta, condividete il più possibile, così arriviamo a più persone e potremo interagire meglio con il nostro relatore di questa sera, ovvero con Francesco Inglese. Vi ricordo che potete fare tutte le domande che volete a Francesco, basta scriverle nei commenti del nostro video su Facebook, e ricordo che ci sarà un ospite a sorpresa. Non sa neanche Francesco chi sia questo ospite, ma un ospite davvero d'eccezione che ci farà una grande sorpresa a tutti quanti. Partiamo innanzitutto con Francesco, con il tuo articolo. Innanzitutto, caro Francesco, io ti faccio i complimenti perché è davvero un articolo interessantissimo. L'ho già pa sentito parlare di questa tua tecnica che utilizzi e quindi la conoscevo già bene, però grazie a questo articolo ho approfondito in maniera ancora maggiore questo tipo di tecnica che me l'ha fatta apprezzare ancora di più. Innanzitutto ti chiederei di introdurre brevemente la patologia di cui stiamo andando a trattare questa sera, ovvero la capsulite adesiva o spalla congelata, come viene pure chiamata. E poi se ci spieghi l'approccio terapeutico di tale alterazione, funzionale. Ok, allora intanto sono curioso di vedere l'ospite, mi ha incuriosito molto. Vediamo insomma. Allora, per quanto riguarda invece la patologia, come dice la parola capsulite, quindi un processo infiammatorio della capsula di natura idiopatica. Questo ci troviamo di fronte a una capsula che di punto in bianco, senza un motivo scatenante apparente,
inizia a infiammarsi, quindi produce dolore. Questo dolore inizialmente non si associa a perdita del ROM passivo, cioè il paziente sente male, ma compie ancora tutti i movimenti su tutti i piani dello spazio. Successivamente, nel corso del tempo, da pochi mesi a più mesi, il paziente inizia a perdere un'ampiezza di movimento, che è caratteristica perché è su tutti i piani, cioè non è che perde solo la flessione o solo l'interrotazione, perde tutti i movimenti. Questa perdita dei movimenti però può essere un movimento meno gradi di un altro movimento. Per esempio, i movimenti che il paziente fa meno frequentemente durante la giornata, come per esempio la rotazione interna, la mano dietro la schiena, piuttosto che sollevare il braccio avanti, ecco, l'interrotazione da tutti i pazienti o comunque dalla maggioranza dei pazienti è riferita come quella peggiore, perché se guardiamo bene, durante la quotidianità facciamo mo meno movimenti di rotazione interna. A questo punto passiamo alla fase successiva, perché ci sono tre fasi di evoluzione. A questo punto il paziente inizia ad avvertire un calo, piccolo calo di dolore o sostanziale, comunque una riduzione del dolore, ma la mobilità appare ancora ridotta. Dopodiché, questa riduzione della mobilità può essere di piccola ampiezza o di un'ampiezza notevole. Ci sono pazienti che perdono 20 gradi su tutti i piani, magari. Ci sono altri che perdono 100 gradi. Quindi il paziente nota che da una prima fase di dolore con presenza del ROM completo si associa a una fase di dolore con perdita del ROM e successivamente una riduzione del dolore con ancora la presenza di un ROM limitato. Noi che cosa dobbiamo sapere? Dobbiamo capire meglio ancora. Noi sappiamo che diverse patologie della spalla possono portare a una perdita del ROM. Per esempio, un'artrosi glenomerale primaria o secondaria può portare a una perdita del ROM, ma quella è una perdita di natura meccanica ossea. Oppure una lesione massiva della cuffia dei rotatori conseguente a una lussazione traumatica può portare a una perdita del ROM, perché la testa dell'omero non è più stabile nella glena per la mancanza delle briglie antero-posteriori, quindi della cuffia. Questo decentramento può portare a una perdita del ROM passivo. Quindi l'operatore, per avere una conferma che la perdita del ROM sia di natura tissutale e non meccanica ossea, deve almeno fare un esame strumentale, il più semplice, quello meno costoso, quello che comunque ci dà informazioni utili, è una radiografia con tre proiezioni, cioè le proiezioni antero-posteriore, la proiezione ascellare e la proiezione a Y, cioè quello che si chiama in ortopedia specialistica della spalla la trauma series, quindi le tre serie di radiografie, di proiezioni. A questo punto, se la radiografia esclude categoricamente l'alterazione delle superfici articolari, noi ci troviamo di fronte a un blocco di natura tissutale e quindi siamo ancora più convinti che questa limitazione appartiene appunto alla capsula o ai tessuti molli periarticolari. Tutto qua, insomma. Lo Quindi, stress, tutti danno la colpa allo stress. Ah, è sì, troppo stressato, gli è partita la capsulita adesiva. Secondo allora. te quanto realmente incide? Perché parliamoci chiaro, quando arrivano da noi i pazienti sono stressati, ma perché hanno dolore, magari Certo, vengono già certo. dal percorso dove non riescono a risolvere la Certo. problematica e quindi poco ci raccontano che hanno avuto lo stress. Ma oggi chi è che non ha mai avuto lo stress? Certo, Quindi certo. secondo te quanto realmente incide lo Allora. stress in patologia? Allora, intanto diciamo che la capsulite adesiva colpisce in rapporto di 3 a 1 più le donne rispetto agli uomini, in una fascia di età che va tra i 40 circa e i 60-65. Ovvio che ci sono anche dei pazienti che vanno al di fuori di questo range di età. Ho avuto pazienti, pochi, ma ci sono stati, con capsulite a 24 anni, che è una cosa molto particolare. Però questi pazienti soffrivano di diabete. Noi sappiamo che il diabete produce dei fenomeni di glicosilazione dei tessuti con perdita dell'elasticità. Quindi nei pazienti diabetici ci possono essere dei pazienti che, seppur giovani,
e non rientrano nella fascia tra i 40 e i 65, hanno già la capsulite. Poi ho avuto dei pazienti con radiografie perfettamente a posto, cioè senza nessuna irregolarità, over 75, che avevano comunque la capsulite. Quindi noi sappiamo che la fascia di età è quella che colpisce comunque più le donne in percentuale, colpisce più le persone che hanno il diabete. Per esempio, nei diabetici la capsulite bilaterale può arrivare anche al 40-45% dei casi, cioè il paziente diabetico ha prima una spalla che viene colpita e a distanza di mesi o addirittura di tanti anni o addirittura contemporaneamente può avere una capsulite bilaterale. Poi abbiamo i pazienti che soffrono di tiroide, poi abbiamo i pazienti che assumono dei farmaci come per esempio le statine, quindi le dismetabol cioè le pazienti che hanno problemi di metabolismo dei grassi. E poi abbiamo, come hai detto tu, un forte stress emotivo. Allora, io su questa cosa che sostengo da tanti anni, che forse la scientificità non sarà mai in grado di dimostrare, sono fermamente convinto che c'è un'attinenza tra lo stress emotivo. Tu hai detto che oggigiorno chi è che non è stressato? Ovvio che la vita è frenetica, però questi stress sono degli stress che incidono notevolmente, cioè il paziente dice: è morto mio padre e subito dopo ho avvertito la presenza di un dolore alla spalla. Oppure non posso avere figli, pur avendo fatto più inseminazioni e ci tengo tanto ad avere un figlio, una maternità per una donna è una cosa molto sentita, ovviamente, e a questo punto si è bloccata la spalla. Ho avuto pazienti che hanno avuto dei familiari che hanno avuto dei gravi incidenti stradali, addirittura questa ragazza era anche incinta al settimo mese, ha partorito dopo aver ricevuto la notizia dell'incidente e nel giro di 3 mesi la sua spalla si è bloccata. Quindi questi pazienti collegano direttamente le due cose, non è uno stress quotidiano come tutti hanno, è una Chiaro. cosa particolare. Ci sono persone che dopo un forte stress non solo hanno la capsulite, ma dimagriscono anche di 30 kg. Quindi questo stress è particolare. Allora, prima di venire alla domanda, permettimi di salutare Filippo Cagliazzo, salutare Lello Patti, salutare Paolo Pasqualetto, Marco Bonifacio, e ce ne sono davvero tantissimi. Ricordiamo Elena Voltolina. Poi c'è il nostro Gianfranco Saturno, Eugenio Ziccarelli, sono davvero in tantissimi. Li salutiamo e li ringraziamo per essere qui Caro saluto a stasera tutti. insieme a noi. E veniamo adesso al tuo metodo, chiamiamolo in Sì. questa maniera. Chi sono i pazienti candidati alla mobilizzazione in anestesia di plesso? E dici in parole povere, tu a chi la consiglieresti? Ok. Allora, intanto se noi andiamo a fare una ricerca sulle procedure di trattamento, troviamo tantissimi consigli per risolvere una capsulite. Le stesse linee guida, le più recenti, danno tantissime indicazioni. Queste terapie, diciamo, questi metodi si raggruppano in tre grandi categorie. La prima categoria è un approccio conservativo, dove il paziente viene sottoposto a esercizi di allungamento passivi, movimenti attivi più esercizi passivi, esercizi in acqua, mobilizzazioni passive, autoallungamento domiciliare, terapie fisiche associate a esercizi di allungamento, infiltrazioni di cortisone associate a mobilizzazione, assunzione di cortisone per bocca più esercizi di allungamento e mobilizzazioni. Quindi c'è tutto un mondo sulla capsulite adesiva. Ma se queste procedure falliscono, cioè il paziente si è sottoposto a tantissime di queste cose non chirurgiche e nonostante questo non ha trovato beneficio o comunque uno scarso beneficio, passiamo a un successivo approccio intermedio. L'approccio intermedio è proprio la mobilizzazione in anestesia generale, quindi in sedazione, e la mobilizzazione in anestesia di plesso. Poi però ci sono altre procedure, come per esempio l'idrodilatazione o l'anestesia del nervo sovrascapolare associata a infiltrazione di anestetico e successiva mobilizzazione. E poi per E ti ultimo c'è. fermo, Certo.
E ora ti fermo perché devo assolutamente salutare e ringraziare l'ospite di questa sera d'eccezione che è il professor Giuseppe Porcellini. Grazie professore, Ciao grazie. Francesco e ciao Grazie per Marco. essere qui con noi. È davvero per noi Ascoltavo Francesco. è Ciao un Giuseppe, è un grandissimo. piacere. Da un po' che non ci Ciao. vediamo in studio, eh? Ma so che fai le esibizioni internazionali adesso. Sono stato all'estero, all'estero. Adesso sono Bravo. qui a Venezia e poi venerdì ci vediamo in studio. Va Allora, bene. per noi è davvero un grande onore avere qui il professor Porcellini, quindi grazie mille per Grazie. essere assolutamente qui con noi. Le vorrei chiedere, ci racconti com'è nata la collaborazione con Franceschi Inglese e soprattutto quello che le chiedo è quando l'ha conosciuto le prime volte. Cosa le ha fatto capire che aveva a che fare con un fuoriclasse della spalla? Ma intanto l'approccio, io consiglio sempre a tutti coloro che ci stanno ascoltando di avere un rapporto di stima e di collaborazione, adesso di vera amicizia con chi ti lavora tutti i giorni a fianco, ognuno con il proprio impegno, io dal punto di vista chirurgico e il Francesco. Ovviamente dal punto di vista fisioterapico, ma con prospettive diverse, quindi il paziente ovviamente può essere curato al top, perché non sempre la parte chirurgica può avere successo e d'altra parte anche solo il trattamento conservativo non può essere a sufficienza. Quindi lavorare in squadra e avere una visione a 360 gradi della patologia è secondo me il massimo. Francesco ci accomuna, come vede, alle 9:40 fra all'intervallo del derby Milan-Inter, accomuna la passione per la patologia, la passione per lo studio. Abbiamo recentemente pubblicato insieme un lavoro enorme di Francesco sulla capsulita adesiva, quindi con grande piacere che ho fatto con te questa sorpresa. Grazie, grazie mille. Senta, ci dice lei che cosa ne pensa della mobilizzazione in anestesia di plesso e se la consiglia ai suoi pazienti? Allora, il discorso è sempre da dove si parte: capsulite idiopatica. Ne abbiamo parlato anche al congresso di Riccione, la società di chirurgia della spalla e del gomito, e purtroppo ancora le idee non sono chiare. Noi cerchiamo di farcele giorno per giorno, intanto capsulite adesiva idiopatica, perché se no si parla di rigidità secondaria al diabete, secondaria al trauma. Quindi già è difficile capire, avere la sensibilità clinica della capsulite idiopatica. A questo punto, se si esclude tutta la patologia secondaria, la cosa importante è capire in che fase è la capsulite, perché in una fase infiammatoria ci deve pensare il medico con la terapia medica e il fisioterapista con una terapia antinfiammatoria. Certamente quando la capsulite è arrivata in fase 3 con una rigidità importante capsulare, io credo nella terapia manipolativa in anestesia di plesso, perché con Francesco abbiamo degli ottimi risultati. Bisogna però avere in mano la patologia e la terapia manuale per capire di non fare danni oltre che a sbloccare la spalla del paziente. Grazie, grazie professore. Noi la lasciamo naturalmente al derby e se le No, ma io giornate non tifo né Milan né migliorate. Inter, quindi Ah, vi perfetto. saluto e vi auguro buon lavoro. Ciao Grazie, Francesco. grazie Ciao per la Giuseppe, ci vediamo presenza. presto. Ciao Marco, grazie dell'invito e della sorpresa. Ma Grazie. Francesco va avanti fino alle 2 di stanotte a parlare, non mi No, no, a un certo punto lo preoccupare. stop perché devo tornare a casa. Ciao Arrivederci. Franco, Mi ha fatto ciao piacere, ciao. Giuseppe. Ciao, Ciao. anche a me, Arrivederci, grazie. ciao.
Allora, caro Ciao. Francesco, raccontaci Sì. quindi in che cosa consiste questa procedura? Sì, allora intanto abbiamo detto che è consigliata nei pazienti che hanno già fatto alcuni mesi da 4 a 6 di terapia con scarsi risultati, pazienti che hanno una importante limitazione del ROM, non di pochi gradi, e che sono, come ha detto il dottor Porcellini, in fase 3, perché la fase infiammatoria deve essersi risolta. A questo punto in che cosa consiste? C'è una prima valutazione medica specialistica, ecco il gioco di squadra che indicava anche il dottor Porcellini. Il medico inquadra il paziente, capisce che questa capsulite è grave, capisce che questa capsulite ha finito il suo processo infiammatorio e consiglia tre possibili strade. La strada del proseguire la terapia, che ci vorrà del tempo, ma ti porterà a dei risultati. La strada della mobilizzazione e anestesia. E la strada dell'intervento chirurgico. Queste sono le tre principali. Poi ce ne sono tantissime altre, ovviamente, ma con dei risultati che arrivano a distanza di mesi più lunghi. Quindi il paziente è già stanco della fase 1 che dura da 2 a 9 mesi, è stanco della fase 2 che dura da 3 a 13 mesi. Quando arrivi in fase 3 vorrebbe risolverla il giorno dopo, non in altri mesi ancora. Quindi il consiglio è: abbiamo una grave rigidità, bene, ci affidiamo a un anestesista che ci fa una anestesia di plesso ecoguidata. Il braccio nel giro di pochi minuti perde completamente sensibilità e motricità. A questo punto arriva il fisioterapista che è esperto in questo tipo di mobilizzazione. Non ci si può improvvisare perché, come ha detto il dottor Porcellini, ci possono essere dei rischi e poi vediamo quali sono. E con delle manovre, diciamo la tecnica non è tanto come tu hai detto, Marco, hai ideato questa tecnica. La mobilizzazione in anestesia generale o in sedazione esisteva già ancora prima dell'artroscopia. Che cosa è stata la differenza? La nostra differenza è stata una nel farla in anestesia loco-regionale, nel farla in ambulatorio, cioè il paziente non entra in ospedale, il paziente non ha una notte di degenza in ospedale, non deve lasciare la sua casa, i suoi affetti per un giorno o due. Viene, fa l'anestesia, fa la mobilizzazione e torna a casa in un'ora circa, si risolve tutto, diciamo. Poi ovviamente deve proseguire con la riabilitazione, perché l'anestesia accelera la fase del recupero, ma necessita di immediata riabilitazione. Le manovre, cioè le mobilizzazioni, sono lente, sono dolci, non sono brusche e inizialmente sono su piani non torsionali, come per esempio la flessione, come per esempio l'adduzione, come per esempio l'estensione. Poi si associano le rotazioni. Per prima la rotazione interna, perché la rotazione interna va ad allungare la capsula posteriore, che è quella che in genere, essendo meno spessa, meno, diciamo, irrobustita dei legamenti, perché i legamenti si trovano da anteriore a inferiore, non posteriormente, allora la capsula posteriore cede meglio di quella anteriore. Per ultima si effettua la rotazione esterna inizialmente a braccio abdotto e successivamente a braccio addotto. Quindi la particolarità è l'anestesia di plesso in ambulatorio con delle manovre ben precise che danno un rischio minore di complicanze. Ecco la particolarità. Senti Francesco, rispondiamo a un paziente che ci sta seguendo e le Sì. chiede: la Siklet passiva con le braccia può essere un aiuto per prevenire? E comunque vuole sapere quali sono le migliori maniere per prevenire questa patologia? Ok, allora sicuramente la prevenzione è importante una volta che si innesca la fase 1, perché se la capsulite non sei, diciamo, orientato ad avere la capsulite, non sei diabetico, non hai la tiroide, problemi di tiroide, problemi di assunzione di statine, di farmaci che possono favorire rigidità, diciamo, non c'è bisogno di fare una prevenzione. Una normale e sana attività fisica, che è una prevenzione per tantissime cose. Se invece
insorge il primo sintomo, la spalla comincia a perdere un po' di elasticità, sicuramente la cosa migliore, se uno ha confidenza con l'acqua, è andare in una piscina riabilitativa, in una piscina termale e fare dei movimenti generali, ampi, perché la cyclette può essere di un aiuto, ma comunque inferiore alla piscina, perché fai un movimento sempre sullo stesso piano. E la Certo, rotazione interna dove la lasci? Ti si blocca. Se tu dici devo slacciarmi il reggiseno, essendo una donna, e hai fatto la cyclette muovendo davanti, nel movimento posteriore dietro la schiena non l'hai guadagnato. In acqua invece puoi fare tantissime cose, tantissimi movimenti su tutti i piani. Quindi sicuramente l'esercizio in acqua nelle fasi iniziali può essere una buona arma di prevenzione. Se uno non ha la possibilità di andare in piscina, ovviamente, o non ha confidenza con l'acqua, degli esercizi di allungamento, quello che viene detto anche stretching in termine generale, su tutti i piani, ovviamente possono essere utili. Ovvio che se la capsulite è molto importante, tu cerchi di prevenirla, ma lei si aggrava comunque, nonostante tu ti impegni ad evitare. L'impegno comunque va fatto. Poi ci puoi riuscire, come a volte non ci puoi riuscire a prevenire la gravità della rigidità. rispondiamo anche a questo collega che dice: buonasera dottore Inglese, lei cosa consiglia per una capsulite adesiva idiopatica per una donna di 60 anni? Ho provato a somministrare tecarterapia in fase acuta e terapia manuale con annesso esercizio terapeutico per diverse sedute, ma con scarsi risultati purtroppo. Questa è Ecco, una domanda paziente che ti che. vorrei fare. Tu utilizzi le energie fisiche e in quale fase le utilizzi? No, non utilizzo energie fisiche, però se dovessi consigliare qualche terapia, sicuramente riferito dallo stesso paziente, sicuramente la crioterapia può nella fase infiammatoria attenuare il sintomo. Non è detto che risolva la patologia, però il paziente a volte dice: vado a dormire con la borsa del ghiaccio sulla spalla e dormo meglio, riesco a riposare più a lungo. Poi, quando sono in fase 3, hanno fastidio col freddo e dicono: vado a dormire con la borsa dell'acqua calda e riesco a dormire più a lungo. Questo dà un cambio della fase da infiammatoria a non più infiammatoria. Quindi, se dovessi consigliare terapia fisica, consiglierei della crioterapia. Le altre terapie fisiche, i pazienti si possono fare, ovviamente, possono avere dei risultati, però io sento questi pazienti che arrivano elencando tutte le terapie esistenti, tutte, dall'infiltrazione di cortisone a tutte le terapie che esistono, passate, presenti e forse anche future, e dicono: ho speso tanti soldi, ma non ho ottenuto un vantaggio. Questo dicono. Sì, ora non generalizziamo troppo, non Certo. generalizziamo troppo perché assolutamente Quelli da te gravi, verrà, ovviamente. esatto, da te verranno sicuramente quelli gravi che hanno un decorso poi molto lungo. Certo. E poi le terapie fisiche come l'esercizio terapeutico, come la terapia manuale deve essere sempre saputo fare, bisogna assolutamente somministrare l'energia giusta, la quantità giusta. Non è una cosa purtroppo semplice e ancora oggi purtroppo, e questo ne do atto, che non c'è una grande cultura su questa, ma c'è una grandissima evoluzione e secondo me non è da scartare. E torniamo a te. Quando hai effettuato tu la tua prima mobilizzazione in anestesia di plesso? E altra domanda che ti vorrei Allora, me fare. lo ricordo. Sì. E questo già però l'abbiamo capito. In ospedale? Hai iniziato a farla in ospedale o subito in ambulatorio? Allora, la prima in assoluto me la ricorderò sempre per tutta la vita perché è stata una cosa molto particolare. È stato nel 2000. Nel 2000 io stavo lavorando in studio e il dottor Porcellini mi telefona e mi dice queste testuali parole: Francesco, qui di fronte a me ho una paziente con una grave capsulite adesiva, ha fatto tante terapie, ma non ha risolto, non ha recuperato il movimento. A questo punto ho l'anestesista a disposizione,
gli faccio fare un'anestesia di plesso e te la mando in studio. Mobilizzala come fai con gli altri pazienti che però non hanno l'anestesia. A quel punto la paziente arriva col braccio addormentato, io la mobilizzo e vedo che c'è un recupero molto più rapido della mobilità rispetto a quelli che non avevano, in completa assenza di dolore. E allora mi sono detto, questo è l'uovo di Colombo per la capsulite, perché veramente il risultato è stato molto più veloce e molto più gradito dal paziente. E questo è così, è nata così. Poi ovviamente abbiamo iniziato a farla settimanalmente, mi ricordo tutti i martedì, da una a quattro pazienti, da un paziente a quattro mediamente, e siamo andati avanti così. Poi dall'ospedale siamo passati con anestesia nella presala chirurgica e mobilizzazione nell'ambulatorio dell'ospedale. Poi siamo passati nell'ambulatorio dove lavoro, l'anestesia in ospedale e la mobilizzazione in ambulatorio. E poi abbiamo fatto venire l'anestesista nel nostro ambulatorio e facciamo tutto da circa 2 anni e mezzo, facciamo tutto in ambulatorio. Quindi in 25 anni c'è stata questa evoluzione. Il merito comunque allora va tutto al dottor Porcellini. Certo, confermo. La Confermiamo. scintilla è partita da lui. La scintilla è partita da lì. Allora, Diego Facchini chiede: ciao Francesco, esistono corsi didattici oppure live stage per imparare la manovra? Allora, moltissimi colleghi mi chiedono questa cosa. E tanti colleghi vengono in studio a vederla. Per esempio, ho fatto recentemente un corso a Cagliari e c'è un bravissimo collega di Cagliari che mi ha detto: Francesco, quando è che fai la prossima sessione di mobilizzazioni? Voglio venire a vedere. E io gli ho detto: guarda, il 2 maggio e il 14 maggio ce ne sono 8 il 2 maggio e 9 il 14 maggio. Scegli tu la data. E lui ha detto: sono libero il 14, vengo. Però il consiglio è: non dobbiamo, possiamo sicuramente vederla, ma non dobbiamo azzardare questa cosa, cioè ci vuole una fase di apprendimento perché i rischi sono possibili e presenti. Quindi sicuramente non faccio dei corsi per imparare, per insegnare questo, non lo faccio, perché mi dispiacerebbe che poi un paziente produce un danno, cioè un fisioterapista che è venuto da me produce un danno a un paziente e io mi sentirei un po' in colpa. Quindi le porte per vedere la procedura sono aperte nel nostro studio, però non la insegno ai colleghi. Allora, Saulo Lombardi chiede: buonasera, complimenti al dottor Inglese. Posso sapere se per i pazienti in fase iniziale con dolore possono essere consigliati antinfiammatori? Le iniezioni di cortisone possono aiutare? Ok, allora io chiederei al collega di andare nella pagina Capsulite Adesiva, ok, che ho aperto diversi anni fa, e lì ci sono tutti i commenti di tantissimi pazienti con la capsulite, che proprio dicono gli effetti delle terapie effettuate. Allora, quando si parla di cortisone, sicuramente è il farmaco più adatto per sfiammare una capsula infiammata. I semplici antidolorifici servono meno, sicuramente il cortisone. Poi il cortisone si può somministrare in due modi distinti, per via orale o per infiltrazione. Io che cosa consiglio? Consiglio per via orale. Perché non per infiltrazione, anche se l'infiltrazione può ottenere dei vantaggi sicuramente. Quando parlo con i pazienti e sulla pagina Capsulite Adesiva ci sono i commenti di questi pazienti, un gruppo di pazienti che ha fatto le infiltrazioni ecoguidate dice è stato un grande vantaggio, ho avuto beneficio. Un gruppo dice non mi ha fatto nessun beneficio. E un gruppo dice sono stato peggio, dopo l'infiltrazione sono peggiorato. Se parliamo invece con le persone che hanno fatto all'assunzione del cortisone per bocca, un gruppo ha avuto beneficio,
Un gruppo indifferente, nessuno lamenta il peggio. Quindi, siccome la medicina al primo posto è non nuocere, se devo Certo. indicare, consigliare i due assunzioni di cortisone, consiglio quella che non fa peggio per bocca. Quant'era la percentuale che stava peggio? Ah, io ne ho avuti parecchi che sono stati peggio. Almeno un 20-25% sono stati peggio. Considera che un 30-35% è indifferente. Quindi praticamente in più del 50% il cortisone o ha peggiorato o non ha fatto nulla per infiltrazione. A questo punto tu considera anche il rapporto costo-benefici. Un'infiltrazione ha un suo costo e può avere dei benefici oppure no. Il Medrol per bocca ha un costo nettamente inferiore e può avere i suoi benefici oppure no. Quindi alla fine il rapporto costo-benefici è a favore del Medrol per bocca, cioè del cortisone per bocca. La singola seduta in anestesia di plesso riesce a far recuperare completamente il ROM del paziente o necessita poi di altre terapie associate? Ok, allora, il fisioterapista che esegue questa procedura deve fare prima una strategia riabilitativa. Se abbiamo un paziente che mal tollera il dolore e ha una grave rigidità, fa effettuare l'anestesia di plesso dall'anestesista e recupera parzialmente la mobilità. Perché parzialmente? Di una percentuale. Perché sa che successivamente alla conclusione dell'anestesia, il paziente, nonostante che assuma i farmaci antidolorifici prescritti dall'anestesista, potrà avere dolore. A questo punto, se il paziente mal tollera il dolore, dice: perché devo recuperare tutto subito? Faccio una piccola battaglia iniziale, vinco alcune resistenze, a distanza di 2 mesi somministro con l'anestesista un'altra anestesia di plesso e vinco le altre aderenze. Se invece abbiamo un paziente che è meno grave, che sopporta meglio il dolore, possiamo recuperare nella singola seduta tutti i movimenti. Il paziente esce dallo studio che a livello passivo compie tutti i movimenti. Ovvio che poi con la fisioterapia che inizia immediatamente, cioè il paziente va, esce dallo studio e con l'altra mano si muove il braccio in tutti i movimenti possibili che può fare. Questo perché? Perché così i tessuti evitano, cioè facendo così evita che i tessuti ricreino nuove aderenze. Io Ma faccio fai questo mettere esempio. subito la crioterapia, fai mettere Sì. Ghiaccio immediatamente. immediatamente per più tempo e abbiamo visto che ha dato un grosso vantaggio inizialmente quando facevamo questa procedura in ospedale. Scusami, sessioni, più sessioni o continuativo? Ininterrottamente abbiamo Interrottamente. avuto più vantaggio. E Ah, quando ok. facevamo lo sblocco in anestesia di plesso in ospedale, il paziente doveva essere portato in reparto. E il ghiaccio era in reparto, quindi poteva passare mezz'ora, poteva passare un'ora prima che il paziente venisse portato. E notavamo la presenza di lividi per la rottura, per l'idrarto, cioè per il versamento della rottura delle aderenze del braccio. Adesso che invece facciamo mettere il ghiaccio immediatamente, perché siamo in studio e ce l'abbiamo lì, e per più tempo il paziente non ha più lividi nel braccio e ha meno dolore. Quindi immediatamente e in modo prolungato. Allora, permettimi di salutare Paola Maria Cristina Gualtieri, che è presente in questo momento, e il nostro caro presidente OFI Francesco Saverio Laraia, ricordiamo presidente OFI di Fisioterapia e Riabilitazione. Due domande. Allora, la prima di Paolo Pasqualetto chiede: buonasera. Quali sono i principali rischi delle manovre di sblocco in anestesia di plesso e come prosegue il trattamento del paziente nelle settimane successive allo Ok, sblocco? allora i rischi sono al primo posto
la frattura della glena, che se avviene generalmente è del bordo inferiore della glena. Il bordo, diciamo, come dice il dottor Di Giacomo, cioè l'area della glena on track, off track. Il bordo della glena è off track, quindi non interessa lo scivolamento omerale. Quindi, a meno che tu non faccia una radiografia per vedere che avviene questa piccolissima frattura, tu non te ne accorgi neanche a livello clinico, a livello funzionale. Il paziente ha i suoi movimenti come se non fosse accaduto nulla. Invece, la frattura più importante della glena ovviamente si presenta con crepiti durante i movimenti del braccio, ok? Al secondo posto possiamo avere la lussazione dell'articolazione glenomerale e questa è un'evenienza che può capitare magari nei pazienti, nelle persone, scusa, nei tecnici meno esperti. Abbiamo avuto pazienti mobilizzati in altra sede per grave capsulite e è stata, diciamo, durante queste procedure è stata prodotta una lussazione non riconosciuta, tra l'altro, e quindi il paziente è stato mandato a casa con il braccio lussato. Dopodiché possiamo avere la rottura tendinea. Questa è una cosa molto più rara. E poi l'ultima cosa che può essere presente è uno stupor del plesso. Nella mia casistica, che in questi 25 anni ha visto più di 1400 pazienti, perché ho contato negli ultimi 3 anni, sono 350 i pazienti che hanno fatto questa procedura negli ultimi 3 anni. In 25 anni abbiamo passato sicuramente i 1400, perché lo facevamo tutte le settimane praticamente. È avvenuta una frattura di glena, è solo una su più di 1400 pazienti, che si è risolta con un recupero completo del movimento dopo ovviamente un periodo di immobilizzazione del tutore. Quindi l'unica, diciamo, complicanza seria si è risolta con un recupero totale del movimento. Quindi direi che è una procedura molto sicura, o comunque più sicura di tante altre tecniche più invasive. Allora, mi spieghi la differenza tra mobilizzazione in Sì. narcosi e mobilizzazione in anestesia di plesso? Sì, allora intanto per completare la seconda domanda del collega, Ah, che cosa scusami, avviene? No, no, mi stavo l'ho dimenticando anch'io. Che cosa avviene dopo? Allora, lo sblocco in anestesia o mobilizzazione in anestesia di plesso da sola non è necessaria per risolvere la mobilità, deve essere immediatamente affiancata a fisioterapia. Quindi, subito ghiaccio sulla spalla, subito. Movimenti da parte del paziente del braccio che è ancora addormentato, quindi si muove con l'altra mano. Se il familiare, arrivando a casa, vede che il braccio del paziente è ancora, del suo familiare è ancora addormentato, è stato educato dal fisioterapista, in questo caso, a fare dei movimenti non ampi per cercare di mantenere la mobilità del suo familiare. Quindi partecipa tutta la famiglia a questa cosa. tutti i movimenti senza dolore o devono arrivare Ah, e anche ancora in anestesia non sente nulla, quindi senza dolore. a... Ah, quindi tutti senza dolore, Sì, chiaro. se finisce l'anestesia è lo stesso paziente ad avere delle indicazioni. Lasciamo un opuscolo di esercizi. In questo opuscolo di esercizi sono indicati gli esercizi che dovrà fare una volta che il braccio riprende la motricità, quindi che l'anestesia si conclude. Dopodiché il paziente, sapendo la data fissata per l'anestesia, ha già sentito il suo fisioterapista e si è accordato per fare la prima mobilizzazione passiva il giorno successivo allo sblocco e ne farà 3-4 a settimana per le prime 3 settimane. Perché per le prime 3 settimane? Le prime 3 settimane sono le più importanti perché il tessuto può nuovamente cicatrizzare e quindi è più importante fare una frequenza più assidua di terapia. Saluto il nostro grande amico Filippo Parisi che Ciao ci sta Filippo. parlando, il grande Filippo, un grande abbraccio. Allora, la differenza tra mobilizzazione in narcosi e la mobilizzazione in anestesia di plesso. Ok, allora, la narcosi prevede ovviamente una perdita della coscienza del paziente per pochi minuti, per pochi minuti, non è che il paziente è intubato, si fa una sedazione blanda.
Però che cosa succede? Conclusa la sedazione generale, appena il paziente si sveglia, non avendo la sedazione della sensibilità del braccio attraverso l'anestesia di plesso, il paziente avverte immediatamente dolore. Ecco perché molti medici che fanno la mobilizzazione in sedazione generale, prima di svegliare il paziente, effettuano una infiltrazione di anestetico e di cortisone dentro la spalla per evitare al risveglio la presenza immediata del dolore. Invece, con l'anestesia di plesso, l'anestesia del braccio dura da 4 a 8 ore e il paziente per quel periodo non sente assolutissimamente nulla. Quindi diciamo che il dolore al risveglio è presente nella sedazione generale e il dolore nell'anestesia di plesso non è presente per 4-8 ore. Quindi questo è un aspetto molto importante. E quindi ci evitiamo anche una puntura in più, cioè quella dell'infiltrazione. Dopodiché, l'altro aspetto importante è questo: se il paziente è in sedazione generale, l'operatore non lo può girare nel lettino perché è addormentato completamente e il movimento di rotazione dietro la schiena, di intrarotazione dietro la schiena, quello fisiologico, non lo può eseguire. Invece, nella sedazione del braccio, cioè dell'anestesia di plesso, il paziente può sedersi sul lettino e l'operatore può recuperare completamente anche la rotazione interna. Il terzo aspetto importante è che mentre il paziente viene mobilizzato in anestesia di plesso, avverte, percepisce la rottura di queste aderenze, capisce quindi che cosa gli ha bloccato il movimento ed è più motivato per fare la riabilitazione successiva. Se invece tu addormenti una persona e questa si sveglia, che ha male, muove peggio di prima il braccio, non capisce che cosa gli hai fatto, sarà meno motivato perché dirà: qui non è cambiato niente, è tutto come prima. Okay? Invece, quello con l'anestesia di plesso vede che il braccio va dappertutto perché è vigile e cosciente. Quindi, mobilizzare un paziente in anestesia generale, a mio avviso, è un errore oggi che esiste l'anestesia di plesso. Chiaro. Cerchiamo di mettere in paragone la mobilizzazione in anestesia di plesso con l'intervento chirurgico di artrolisi artroscopica. Quali sono i vantaggi e gli svantaggi delle due tecniche? Allora, diciamo che l'intervento chirurgico è un valido strumento qualora anche la procedura di mobilizzazione in anestesia di plesso dovesse fallire. Ma tu devi dare questa possibilità al paziente. Se tu passi dalla normale riabilitazione all'intervento, non hai dato la possibilità al paziente di risolvere con l'anestesia. A questo punto, se mettiamo sui piatti della bilancia l'intervento chirurgico e l'anestesia di plesso, l'intervento presuppone sempre un'anestesia, una sedazione generale più un'anestesia di plesso. Presuppone una invasività, perché ovviamente un artroscopio deve entrare nella spalla. Presuppone la presenza di rischi di questa invasività. Presuppone la presenza di cicatrici nella spalla. Nella mobilizzazione in anestesia non c'è nessuna sedazione generale e a volte il paziente chiede: ma questo intervento lo facciamo in generale o lo facciamo in anestesia locale? Perché non vuole dormire, vuole essere vigile e cosciente. E quindi il paziente, se viene messo, diciamo, nella scelta di fare una o l'altra, ovviamente sceglierebbe l'anestesia di plesso. Dopodiché, le spese, cioè il costo, operare un paziente in anestesia, diciamo, di artrolisi artroscopica, per il Sistema Sanitario Nazionale, almeno in Emilia-Romagna, il costo è di 3.000 euro. L'anestesia di plesso ha un costo di 2.800 euro in meno rispetto all'intervento. Quindi, non solo ottieni lo stesso risultato, recupero della mobilità in entrambi i pazienti, spendi meno e non hai nessuna cicatrice. Quindi io direi che vince 10-0, per parlare di partite di calcio, l'anestesia di plesso rispetto all'intervento chirurgico.
Quindi, per concludere, e poi così andiamo in chiusura, perché io ho le mie bambine e devo mettere a letto, caro Francesco. E in quanto tempo, cerchiamo di riassumere quello che ci siamo detti, in quanto tempo si riesce a recuperare il completo ROM? E visto che abbiamo parlato di costi, alla fine a quanto gli costerà, a questo paziente questo tipo di Ok, operazione? allora abbiamo visto che mediamente, dopo una mobilizzazione in anestesia di plesso, il paziente può recuperare da 40 giorni a 100 giorni dopo la mobilizzazione. Considera che questi pazienti hanno fatto già 6-8 mesi di terapia con scarsi risultati molte volte. Quindi accorciamo i tempi, cioè spalle rigide di 90 gradi di movimento perso, dove puoi recuperare 5-10 gradi al mese con la normale terapia e quindi impiegare più di un anno, tu le risolvi in 30-40 fino a 100 giorni. Quindi accorci di 9 mesi la riabilitazione. Quindi le tempistiche si riducono. Dopodiché il costo. Noi abbiamo cercato di parlare con l'anestesista e di tenere un costo basso dell'anestesia e siamo riusciti a fare un'anestesia di plesso a un prezzo di 150 euro. Quindi il paziente paga 150 euro per l'anestesia e poi paga la singola seduta di mobilizzazione dal fisioterapista, che è una cifra ancora più bassa. Quindi diciamo che questo costo si ammortizza cioè con la riduzione dei tempi riabilitativi. Cioè tu ri ri risolvevi in un anno e avevi spese per un anno di riabilitazione e risolvi in 3 mesi. Quindi abbatti i costi dell'anestesia più mobilizzazione riducendo il tempo di riabilitazione complessivo. Quante volte ti è successo che la devi ripetere? In più di 1.400 pazienti mi sarà capitato 20-30 volte, non di più, di fare due anestesie a distanza di 2 mesi l'uno dall'altro. Quindi non è frequente, ecco. Paolo Pasqualetto chiede se in caso di capsulite bilaterale si può fare in entrambe le Questa è spalle. una bella domanda perché apre, diciamo, la porta anche un altro aspetto. Molte volte l'ortopedico indica in alcuni pazienti l'intervento chirurgico per risolvere la capsulite, però se si trova davanti a sé un paziente con la capsulite bilaterale, dice ti devo fare due interventi. Quindi a volte la capsulite bilaterale contemporanea, diciamo, non dà un'indicazione chirurgica perché dovresti fare due interventi chirurgici. Quindi questo paziente, a maggior ragione, può avere l'indicazione di mobilizzazione in anestesia di plesso. Contemporaneamente, l'anestesia di plesso non può essere fatta per mobilizzare entrambe le spalle. Dovresti fare due anestesie di plesso, una a destra e una a sinistra, ma è controindicato. Mi è capitato in 5 pazienti di fare, ecco perché ti dico la differenza tra anestesia generale e anestesia di plesso, di fare entrambe le spalle, la più grave con l'anestesia di plesso e l'altra nella stessa seduta con la sedazione generale. Ecco perché so che il paziente quando si svegliava, dal lato destro, per esempio, dove ha fatto l'anestesia di plesso, non sentiva alcun dolore, dal lato sinistro sentiva dolore, perché in 5 pazienti ho utilizzato tutte e due le tecniche. Francesco, per concludere, io spesso quando mi arrivano i pazienti in studio, gli dico sempre, guardi, se io fossi al suo posto farei questo. Ecco, ribaltiamo la cosa. Tu, Francesco Inglese, se fossi al posto di un paziente, se fossi tu il paziente, quale percorso consiglieresti? Quale percorso faresti per te stesso? Certo, allora io sicuramente inizierei con la terapia tradizionale legata agli allungamenti, ma se vedo che questa terapia non mi dà risultati o mi dà degli scarsi risultati, cioè con dei tempi di recupero molto lunghi, senza dubbio passerei alla mobilizzazione e anestesia. Diciamo, non farei subito il passo più lungo, quello dell'intervento.
farei prima un passo intermedio. Quindi una grave capsulite, se venisse a me una grave capsulite, direi a un mio collega di farmi una mobilizzazione in anestesia di plesso piuttosto che un intervento chirurgico da un chirurgo bravo, ovviamente. Benissimo, io ti ringrazio molto, davvero, per me è stato un grande onore, averti qui questa sera, poter parlare con te di una materia così affascinante e soprattutto sentire la tua grande passione che hai per questo mondo che è il mondo della spalla. E ti aspettiamo. Già ti chiedo il prossimo articolo perché questo già è stato interessantissimo, quindi mi raccomando, ne aspettiamo degli altri da te e ringrazio i tantissimi ascoltatori che ci hanno davvero inondato di domande, non sono riuscito a leggerle tutte, mi scuso, ma erano davvero tantissime, però è davvero stato bello averti qui stasera insieme a noi e ti ringrazio ancora tanto. Buona Grazie serata a Marco tutti. per l'invito Buona e un saluto serata a tutti e quelli che ci hanno ascoltato. a presto, buona serata a tutti. Ci vediamo Grazie. prossimamente, non lunedì prossimo, sicuramente no perché sono in ferie, ma quello successivo faremo un altro webinar con un'altra intervista. Buona serata a tutti, grazie, grazie mille. Buona serata a tutti, grazie a te Marco, ciao.